ragazzi, io voglio farvi ascoltare ancora la parte finale del nostro amico, non so se abbiamo, ce l'abbiamo a disposizione, del nostro amico Imam, del nostro amico Imam, non so se ce l'abbiamo ancora, il mitologico Imam. Ci abbiamo ancora qualcosa che non abbiamo mandato del mitologico Imam a Minne, che non abbiamo trovato, non abbiamo trovato, ah no, non c'è più niente da far sentire, abbiamo sentito tutto, benissimo, abbiamo sentito tutto. Abbiamo sentito fin troppo, abbiamo sentito per fortuna fin troppo. Ho capito. Tu vuoi raschiare il fondo del barile, ma no, per fortuna non abbiamo sentito fin troppo. Stavo cercando di capire se c'era qualcosa. Domandiamoci perché continui a mandare queste cose, domandiamoci se questo è in linea con la missione editoriale. Oh, che lo sai che sono talmente felice di non aver parlato nemmeno per un secondo del 25 aprile, che era ieri, che era ieri, e me ne sono liberato. Però c'è Alessio da Ibiza che vuole difendere la brigata ebraica contro Parenti. Non so perché, Alessio da Ibiza. Sentiamo, no, Alessio, perché io, vuoi a me difendere la brigata ebraica? A me sinceramente non me ne frega un cazzo la brigata ebraica. È solo Parenzo che frigna, è solo Parenzo che frigna quando un coglione manda gli insulti su Facebook alla segre dell'allarme antisemitismo. Ieri li hanno presi a sputi e insulti tutto il giorno e si è lì zitto come un cagnolino. Io non lo so, come cioè, non lo so. No, zitto niente, ci ha fatto pure la variante Parenzo, su tutta dedicata alla brigata ebraica e agli sputi. Sì, benissimo, ma mi chiedi un parere e ti dico che è vergognoso quello che è accaduto alla brigata ebraica, ma questo ti pare che non possa? Io sono per portare anche la bandiera americana al corteo del 25 aprile. Sì, però amico mio, non hai capito, io sono per portare anche la bandiera americana. Io ogni anno quando vado ad Anzio al mare mi fermo come tappa con i miei figli al cimitero americano di Anzio a rendere omaggio ai caduti, altro che Cruciani, quelli che hanno liberato, perché l'Italia è stata liberata al sud dagli americani e al nord dalla resistenza. Io devo dare la voce a un sacco di gente che non lo può dire e tu neanche ne vuoi parlare. Ma dimmi. A te santo ti devono fare, ma come cazzo hai fatto a sopportarla? Ma l'hai visto il video nell'aereo quando rompe il cazzo con il tipo senza mascherina? Ma come cazzo? Lo so di chi parla, ma lo sai benissimo, sai benissimo che su questo argomento, sai che su questo argomento, sai che su questo argomento io non proferisco parola perché non voglio polemizzare con, no, ma non me ne frega un cazzo, cioè per me chiunque rompe i coglioni, chiunque sia, non mi interessa, chiunque faccia, chiunque rompe i coglioni a qualcuno che non si mette la mascherina sull'aereo, chiunque sia, ripeto, chiunque sia, sai benissimo come si può definire. Invece ha fatto, sai benissimo come so si può definire. Ma fanno, perché no, non so di chi parlate, ma ha fatto, non hai visto un video che circola sull'internet? Io l'ho visto qualche giorno fa, me ne sono sbattuti i coglioni. Sì, c'è una persona che ha richiamato un'altra persona a rispettare le regole, ha fatto solo bene. Quello, e non per so di quello chi si c'è la polizia non... o ci sono i responsabili ci sono di bordo? O ci sono i responsabili di bordo? C'è la cittadinanza attiva. Ma che cittadinanza attiva? Ficcatela nel culo, tu e la mascherina. Ficcatela in culo, tu la mascherina. Che cazzo fanno questi? Quando non sarà più obbligatoria la mascherina, se tu sei in uno spazio, scusami, io oggi sono venuto in treno. Sbirro mancato, questo io è bello, sono venuto, non mi stai offendendo, non mi stai offendendo. Io sono venuto in treno da Padova a Roma con i miei figli e avevo la mascherina. Beh, che c'entra? Se avessi sentito più sicuro. Mi sentivo una persona che rispettava le regole e rispettava le regole anche per tutti. Uno stronzo come questo che chiama, anche per questo povero stronzo che chiama qua. Pensa te, rispetto le regole da un mese, cosa e pensi se che sul treno ci sono i cadaveri per strada nei paesi in cui da mesi non le utilizzano più, Alessio, da mesi perché ci pigliano per il culo, Alessio, l'analfabeta della democrazia e dell'educazione civica. L'analfabeta Alessio dell'educazione civica sa che una regola si rispetta e io la rispetto. Ma non dire cazzate. Ciao Alessio, ciao.